Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Mr. Mario e oggi siamo qui per la prima volta su Clash Royale di iniziare una serie. Come vedete, sono proprio all'inizio del gioco, ho fatto solo le prime 7 partite del campo di prova. Cosa andremo a fare in questa serie? Cercheremo di arrivare in Arena 5. Allora, partiamo prima di iniziare le nostre 3 partite a puntata, di aprire un baule omaggio, di vedere cosa troviamo, magari una nuova carta. Un goblin, un arciere, e poi vabbè, ci facciamo il goblin arciere al 2. Vabbè, partiamo con la prima partita di Arena 1, quindi prima partita del gioco. Quindi partiamo. Ok, partiamo adesso. Donna, mezza vita gli è andata via. Vabbè, mettiamogli principe, to. Boh, via, andato. Mancato! Ok. Madonna, mi ha mancato il principe. 777. Gli è rimasta la vita, 777. Allora andiamo avanti, mettiamo bombarolo. Guarda quanto è già morto quello. Cavolo. Andiamo a mettergli aspetto il gigante adesso. E ora andiamo a mettergli dietro 3 arcieri o 2 arcieri. Un colpo, sì! È rimasta 47 vita! Ti prego, togli 50! E vai! Ok, allora, continuiamo. Mettiamo subito il principe. Mettiamogli dietro gli arcieri. Andiamo a comandare. Boom. Ok, manca poco, manca poco. Siamo a 1900, 600 e va a vincere. No. Sì, e va a vincere. Prima partita di questo di questa serie la vinciamo con 30 trofei e un baule d'argento. Vabbè, intanto andiamo a sbloccarlo. E continuiamo la nostra scalata verso l'Arena 5. D'accordo. Partiamo. Ora mi faccio un piccolo gruzzoletto di 9. Parte sbagliata, amico. Ok, piccolo gruzzoletto di 9 di Elisir per mettere davanti un ben di Dio che ci possiamo mettere. Ok, lo stiamo uccidendo e neanche è arrivato a metà. Ok, quello si è fermato. Ok, è morto e non ci è manco arrivato lì. Ancora 777, ragazzi. 287 colpo! Sì! Subito! Subito! Boh, mi ha dato pure un colpo, cioè pure la ricompensa, ragazzi, ci ha dato. No, no, c'è. Ok, mi ha messo leggermente un sacco di roba. Ma noi reagiamo e gli mandiamo una bella palla infuocata! Boom! Madonna, cosa gli è morto a questo? Boom. Tutti morti. Rimane solo la strega che muore subito. Tere. Vabbè, mi vengono solo 5, 1500 di vita. Ora ha paura, sinceramente. Vedete, non sta schierando neanche una truppa. Ha paura di cosa possiamo mettergli davanti. Quindi, ora che l'abbiamo messo con le mani nel sacco, cosa sto dicendo? Non lo so, però devo dire delle parole. Quindi, possiamo andare a vincere. Vedete? Vedete come si spaventa? Si spaventa di noi, si spaventa di noi, possiamo dirlo. Allora, vedete? Ha paura di noi, praticamente. E ora diciamo che non ho fatto tanto danno, però vabbè. Allora, andiamo a uccidergli subito un po' di cose. Ok. Uccidergli la strega mi è servito veramente. Uccidergli la strega è molto utile in questo momento.
Anche perché le streghe sono davvero molto molto fastidiose. Ora possiamo mettergli il ben di Dio che vogliamo. Guardate quanto danno gli sto facendo. 700 di vita. Ehi gente! Ehi gente! Oddio! No! 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 No, 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 no! Dai, un colpo! Due colpi! Un colpo! Boom! No! No, 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 non ci voglio credere. Non ci voglio credere con 37 di vita, raga, con 37 di vita. No! No, 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 attacco finale, no! Oddio! Ai, 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 no, no, raga, no, no! 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 Gli sto mettendo le frecce, no! No! Non ci voglio credere, abbiamo perso così. Vabbè. Partiamo l'ultima partita dell'episodio. Peccato, è stata una bella partita, l'abbiamo stradominata, però abbiamo perso. Ovviamente, no? Sto registrando, faccio delle partite bruttissime. Poi, ovviamente, vado avanti e ti uccido tutti. Devi morire, ma... Boom! Ok, un po' di danno. Ok, è sempre un passo avanti e questo non va affatto bene. Ok, questo non va per niente bene. Dai, muori! Cavolo! Vabbè. Vabbè, quelli sono morti tutti, non sono più il nostro problema. Ok, quello è morto. Madonna! Gli schiaffi che ti darei adesso. Oh, non ci riesco, non ci riesco. Non riesco a fargli danno, non ci riesco. Abbiamo perso un'altra partita! Vabbè, giochiamo un'ultima partita, visto che è la prima puntata. Ok ragazzi, ok, questa la stiamo affatto vincendo bene, direi. Guardate come lo uso, come... Ok. Ok, abbiamo vinto, basta. Madonna, io avevo detto di fare un'altra partita perché ci avevo voglia, è durata niente, è durata. E siamo arrivati a 60 trofei. Sì! Abbiamo altre 3 corone, io direi ovviamente di fare un'ultima partita per vedere se vinciamo, poi se no basta, non ci gioco più.
No, vabbè, non giochiamo più per questa partita. Usiamo la tecnica che abbiamo usato prima. Ignorantona, principe, cavaliere. Anche se, oh, guardate quanto funziona bene. Quanto funziona bene! Quanto lo odio, i goblin! Quanto lo odio! Ok, gli facciamo danno, gli facciamo danno. Gli abbiamo fatto danno. Questo potrebbe essere un problema. Il fatto che sto... Oddio, lo fermo? No! No, ragazzi, un'altra volta. Non stavolta. Tagherere. Opening praticamente stiamo facendo qua. Che cavolo sta succedendo? Vabbè, apriamo prima di tutto baule della corona. Troviamo niente. Troviamo niente perché ci ha dato già troppo. Fermi. Oddio! Madonna mia oggi! Cosa cavolo sta succedendo a sto gioco? Madonna! Non ci voglio credere! Cosa sta succedendo a sto gioco? Io non sto capendo cosa succede. Madonna, le ultime partite sono stato tipo wow! Madonna mia, però se avessi trovato il P.E.K.K.A. sarei stato molto più felice. Però vabbè, andiamo con questo. Ok, niente. Ora l'ho fatto solo per questo. Se trovo il mini P.E.K.K.A. ragazzi, 10 like. C'è la rara, ok. Ok, ragazzi, ora se troviamo il mini pecca, 10 like. No, ho trovato di nuovo il gigante. Cioè, ragazzi, si può che ho trovato un sacco di giganti tutti insieme. Beh, chiudiamo qua. Così ci facciamo queste al 4. E al primo episodio, ragazzi, abbiamo già trovato una epica. Cioè, più forte di così sta serie non poteva andare. Mi rifarò un deck per il prossimo episodio, troverete un nuovo deck. Comunque, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al mio e al canale di Luchino King, che vi lascio in descrizione, ovviamente. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!